iniziamo la nostra intervista. Ciao a tutti, benvenuti alle interviste di Massimiliano Raso. In questa puntata parliamo di musica reggae. Lo facciamo con il cantante Alessandro Bianco, detto El Blanco. El Blanco. E con te, Alessandro, oggi parleremo di musica rap, perché la possiamo chiamare proprio così, musica rap. Musica rap, sì, che sta andando davvero, davvero molto, molto forte. Allora, però, prima di parlare anche dei tuoi progetti, che ci sono in itinere davvero molti progetti per quanto riguarda la tua carriera artistica, ma come è iniziata? Ma come è iniziata? Come ti è venuta questa passione per la musica rap? Inizio ad avvicinarmi al canto, diciamo canto perché inizio proprio così, tramite un karaoke banale. E ero ragazzino, avevo 3 anni e ero a mangiare con i miei genitori. E niente, passava Io Vagabondo dei Nomadi. Addirittura? Esatto. Cioè, questo è forte. Quindi nel rap bisogna essere un po' vagabondi e diciamo che la strada poi è venuta da sé. Siamo partiti appunto approcciando così, quasi giocando, poi sono sempre stato lì con le cuffie nelle orecchie. Mi sono avvicinato al DJing quando ero ragazzino, poi però diciamo che il rap ha preso il sopravvento e ho bisogno di comunicare un messaggio mio. Quando il sole risorgerà, ti cambierà la realtà, saremo già andati via di qua, un'altra alba che tramonterà. Tanto, non per niente, nel vecchio mixtape, che appunto è Non ho stato io, detto precisamente Non ho stato io. Non è un errore grammaticale. Non è un errore grammaticale, diciamo che vivo Taranto come uno stato mentale, quindi un TIA state of mind. Quindi tu non puoi sbagliare, Blanco la gira mentre spacco la tipa, tu sei un pacco latrina, mica faccio la fila. Cico te lo dico, sei col micro, sono in prima fila, il mio nemico esplode, riconosci il nome già da prima. Non sono fermo, ma sto continuamente a lavorare a un progetto che comunque sia uscirà a breve ed è un EP che sarà intitolato In un Break. Dove troveremo tutto questo materiale? Ecco, troverete il materiale sul mio canale YouTube che è El Blanco, segnatevelo ragazzi. Scrivete El Blanco, El Blanco su YouTube, no? Sì, su YouTube, mentre su Facebook poi c'è la mia pagina che è Alessandro El Blanco e di lì comunque potete seguirmi più costantemente anche. Ma entriamo proprio nel vivo dei tuoi progetti a questo punto. Sì. Ne parliamo per il pubblico che ci segue su internet, su tutti, in web. Sì, In un Break prevederà diverse collaborazioni. Ma veniamo anche a un aspetto che mi interessa in modo particolare, le emozioni che si provano poi a stare su un palco, a cantare, ad esprimersi. Mi armo sempre del mio solito sorriso che non perdo mai durante tutti i miei giorni, perché bisogna avere forza di volontà, spirito di iniziativa e tutto quello che è necessario per salire su un palco e avere una calma interiore. Dimmi che c'è, Fred, give me your girl, man, step by step, se preferisce che c'è rap e swag. Per tutti coloro che ci seguono, siamo con Alessandro Bianco, detto El Blanco. Una domanda per concludere questa bellissima intervista: un tuo sogno nel cassetto, se ce lo vuoi svelare. Come un sogno nel cassetto, sembrerà strano, però in realtà vorrei aprire una catena di alberghi. Dici dove? Una catena, non si possiamo in varie città. Per ora diciamo che ce l'abbiamo solo una catena. Alberghi. È un sogno, vediamo, speriamo che lo troviamo. Sì. Ok Alessandro, io ti ringrazio, salutiamo gli amici a casa. Ciao a tutti, che ci guardano. Mille. Ciao, alla prossima intervista. Un saluto a tutti gli amici di Neruda Award del 2016, da Alessandro El Blanco.